Io avevo provato le ultima, ho avuto due paio di ultima, scarpa abbastanza duretta ma con cui mi ero trovato bene, chissà questo. Oggi mi sono vestito in maniera elegante perché rappresento il giudice. In effetti, oggi giudico Andrea che ha le prese con le sette scarpe che secondo noi sono le più innovative di questo momento dell'autunno 2020. Il mio obiettivo è quello di valutare se Andrea è in grado di capire quali sono le caratteristiche di una scarpa. A lui ovviamente non ho detto quali scarpe ha comprato, di conseguenza gli chiederò quanto pesano. Che scarpa è e soprattutto quali caratteristiche secondo lui le scarpe rappresentano. Siccome le scarpe sono 7, per avere la sufficienza dovrà fare in modo che il suo errore sia di meno del 10% del peso e per avere la sufficienza ne dovrà indovinare 4. Secondo voi ce la farà? Scrivete un commento qua sotto e adesso lascio la parola ad Andrea. Senza indugiare nei dettagli vedremo come si è comportato nel test. Ciao e a dopo. Andrea, sei pronto per questo nuovo esperimento? Ciao Max, dai, ho un po' di paura. Vai, inizia con la prima scarpa. Le regole sono abbastanza chiare, devi semplicemente aprire la scarpa, dire quanto pesa, che scarpa è, una caratteristica. Quanto pesa? Devo chiudere gli occhi. No, La tengo bassa. la puoi guardare e mettere alla luce della telecamera. No, infatti si sente che è abbastanza leggera. Direi sui 200 grammi circa, forse 190. Ma che scarpa è? Ah, mi dice la AD0 Pro. Light Strike. Scarpa sicuramente da gara barra ripetute veloci. Ok. Sì, molto leggera, questo mi ha falsato. No, cambia davvero poco. Inizia, vedo una soletta importante sotto, quindi ammortizzazione potrebbe essere top. Va bene, questa è la prima. 190 ho detto? 190, 200. 200, 200. New Balance, questa è. New Balance. No, Ecco, ma guarda. pesucchia un po' di più, fuel cell, molto strana, molto morbida, direi un 220 grammi. Dici Questa l'hai toppata clamorosamente. di più? Sicuramente di più. 240? Cavolo, 20 grammi adesso non è che ho molta sensibilità. No, c'è molta gomma importante, E quindi quindi. quella lì c'è anche la fibra di carbonio, eh. Ah, ecco. Allora è da testare. Ecco perché era abbastanza. Rispettava i 25 mm? Assolutamente no. Assolutamente no. Questa? Questa è una Questa scarpa la conosci, questa la conosci. bella, bella, bel colore, anche se è nero, ma bel colore. Beh, non è che non l'ha scelta una a caso, No, questa è davvero bella, bella tomaia, bei colori. E anche lei, mi dice che sono tutte scarpe da medi, queste qua, 220 grammi anche lei. Questa scarpa è? qua è la Boston, Boston nuova 9. Boston 9, nuova Boston 9. No, davvero bella. 220 questa? 220. Ma te li No, sei già? 230, dai. Li hai già guardati? Sì. Brooks? Ah, è la prima volta che facciamo una recensione di scarpe Brooks. Le abbiamo provate, ma non abbiamo mai fatto recensioni sul canale. Ci è stato chiesto questa che scarpa è. Questa qua è una Brooks Lunch, anche lei dovrebbe essere. Sono curioso di provarla anche io questa qua perché è sempre stata una scarpa
un misto tra una 2 pesantuccia e una 3 leggera, quindi è sicuramente da provare. Prese in mano secondo me un po' di più delle altre, siamo sui 2,40-2,50. Anche sui 260. Quasi c'era. Quasi. Certo che oggi era da fare una scarpa da 300 grammi e una da 150, se no Mizuno. Mizuno non è E una mai moto di entrata sul Mizuno. canale. Non è mai entrata sul canale. Queste sono innovative, eh. Una bella sleppa. Aspetta che è piena di ciccia. Wave Rider 24. Wave Rider 24 con la nuova intersuola. Io avevo provato le ultima, ho avuto due paia di ultima, scarpa abbastanza duretta ma con cui mi ero trovato bene, chissà questa, bella slap, bella lunga, Chissà come sarà l'intersuola, Andrea. Energy. è abbastanza, sempre abbastanza duretta, vediamo la risposta, guarda, vedo, beh, wave c'è sempre, sembrerebbe meno ingombrate delle altre perché problematico anche perché ce n'è relativamente poco. Nelle Mizuno ultime che avevo io, poi si spiattellava, diventava praticamente piatto. Questa secondo me siamo a 2,80-2,90 Assolutamente comunque. sì, assolutamente. Sente tanto, poi bisognerà vedere al piede se si fa sentire tutto questo peso. Scarpa innovativa, di conseguenza sarà testata sul canale. Sì, anche perché com'è che si chiama? Fuori C la loro mescola, no? Era da mo' che c'era, quindi ci stava anche un po' di cambio. Se abbiamo raddoppiato con Adidas, abbiamo raddoppiato anche con Brooks, e queste sono le mitiche. Diciamo che è la 3 d'eccellenza con la Glycerin di Brooks. Che scarpa è? È una Ghost, L'ultimo l'ultimo modello, modello, sì. 13. 13. Guarda, la suola, il battistrada mi ricorda quello della mia 4 che avevo ai tempi, quindi quello è cambiato davvero poco. Mi sembrano più cicciose del solito, quasi come le Glycerin. Vediamo nella corsa di tutti i giorni come si comporteranno. Quanti grammi? Di meno delle Mizuno, direi 270 No, forse. secondo me sono più sui 300 grammi. Ah, lei, ma è confermato perché ha preso in mano è nettamente più leggera, Nel sembra. video, nel video lo controlleremo, dai. Sì, guarda, confermo che preso in mano sembra molto più pesante la Mizuno, però. E Ah, ultima. forse perché la Mizuno è una misura più piccola, può essere, boh. Ultima scarpa, Dulcis in fundo, non poteva mancare Ormai il nostro cavallo il di nostro cavallo di battaglia. battaglia, le Topo. Che scarpe sono? C'è anche scritto, quindi già. Flylight 3. Dove 3 sta a significare il drop, questa volta hanno fatto una scarpa a Ah, ok. drop 3. Allora, mi sembra di vedere un wow, molto più flessibile della Ultrafly, mi sembra di vedere proprio la Ultrafly un attimino più altina, mi sembra come intersuola, come schiuma ce n'è un po' di più. Queste scarpe qua sono davvero strane perché risultano sempre molto leggere. Io direi 2,20, Sì, 2,15. 2,13, quindi questa scarpa è fondamentalmente. È una scarpa da medio, cioè, a parte che io guarda, userei tutte le scarpe della Topo come scarpe da medio perché davvero mi stavo trovando davvero bene e, per dire la Magnifly davvero ci ho fatto tante corse piacevoli e poi vabbè magari vi racconterò una chicca su quelle scarpe lì in generale della Topo.
Sono contento di averle qua da provare e vediamo queste qua come si comportano. E tra l'altro c'è anche una sorpresa per te, la Mystery Box, se puoi aprire anche quella. Dov'è la Mystery Box La però? Mystery Box Non l'hai è dietro portata? di te, è dietro di te. Ah, l'hai portata di sfrodo. Ovviamente ti sarà tutto fornito solamente se hai indovinato tutti i pesi, quindi probabilmente non è azzeccata neanche uno, però No, vedremo. dai, più o meno ci ero. È che ormai tra i 200 grammi. No, le mezzurre sono state le più facili da beccare. Ahia, le campane delle 8 e un quarto. Ahia, 8 e mezza. Ah, ecco qua. Questo che cos'è? Pantaloncini. Credo che siano un po' compression della Oxyburn, giusto? Sì. Un po' compression. Calze sempre della Oxyburn, trail running, che vabbè, allora le testeremo in montagna a Milano, che noi non è che abbiamo molto trail. E maglietta, credo, invernale. Sì, adesso che si sta avvicinando la stagione invernale, sicuramente bisogna proteggersi al meglio, questo potrebbe essere una soluzione. Te le lascio da provare così Beh, però è vediamo. molto particolare. Sembra molto leggero, senza cuciture. Vabbè, avremo tempo di Vediamo. testarle e provarle. Grazie. Va bene, grazie Andrea, ci Grazie vediamo della alla Mystery prossima. Box. Ciao. Ciao Max. Beh, direi tutto sommato, Andrea promosso, l'ho messo un po' in confusione, ma faceva parte del gioco. Se siete arrivati fin qua, scrivetemi qua sotto quale delle sette scarpe vorreste recensire come prima. Cercherò di esaudire i vostri desideri. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, nelle prossime settimane farò ancora recensioni di scarpe, di tecnologia e di tutto quello che gira intorno alla corsa. Nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.